80. Vai. Era una domanda sull'Inter. No. Sul libro di Gagliani c'è ovviamente anche tanto Milan, tanta storia. Guarda, io sono un po' di parte perché io ho una stima, un'ammirazione, direi anche un amore enorme per lui. Lui è stato importantissimo nella mia vita. I racconti di questo libro io li so da lui e quindi è stato per me, diciamo, una grande università, sia di calcio sia di vita, essere al suo fianco per tanti anni. Lui mi ha messo al suo fianco, mi ha aiutato tanto, mi ha dato tanto e ha cambiato la mia vita, come dicevo. Quindi questo libro penso che era dovuto, è bello che venga fuori la persona che è, venga fuori la persona sensibile, no? Che anche se in questo mondo è difficile poter far uscire tante volte, perché per il mestiere devi fare tante volte cose anche contro la tua natura, ma penso che questo libro è l'idea di far uscire la persona, la sensibilità di una persona che ha aiutato a tanta gente così come ha aiutato me. Per quello io sono molto felice di questa uscita, felice di lui e ancora di più per l'amicizia che abbiamo. Ti aspettavi tre italiane nelle finali delle Coppe Europee? Già cominci tu. Ma guarda, l'Italia ha sempre saputo adattarsi a delle situazioni, no? È vero che le tre italiane non erano le squadre favorite per arrivare neanche in semifinale o neanche in quarti di finale, come è il caso del Napoli che dopo ha perso col Milan, però l'Italia ha sempre una risorsa in più a livello di gioco. L'Italia conosce il gioco del calcio, quindi riesce ad adattarsi, a trovare un modo di essere competitivo sempre. È vero che non è il miglior momento del calcio italiano, ma i risultati sono lì. Arrivano non solo tre italiani in finali, no? come sono arrivati, ma anche il Napoli, anche il Milan, che erano lì competendo fino alla fine. Quindi l'Italia vince un mondiale sapendo giocare nel modo giusto, l'Italia vince un europeo, anche se è una squadra migliore, sapendo giocare nel modo giusto, adattarsi alle situazioni, e l'Italia arriva in tre finali delle competizioni europee. Quindi e arriva sicuramente non come i favoriti, ma la possibilità di vincere esiste. L'ultima battuta, Inter City è così chiuso il pronostico, cioè il City è favorito ma sta in quello che ho detto. Io penso che una squadra italiana non è mai facile da battere. Grazie mille. Ciao.